transessuali. Un altro esempio è che se non ci sono informazioni sulla situazione dei transgender, la conclusione è che è tutto a posto. Tuttavia, raccomandiamo che se mancano delle informazioni, questo venga tenuto in considerazione. La mancanza di informazioni deve essere tenuta in considerazione perché non sappiamo quale sia la situazione reale. Non dobbiamo dire che tutti i casi devono essere accettati, ma bisogna usare il principio del beneficio del dubbio in tali situazioni. Quindi l'ultimo punto che vorrei trattare è quello dell'accoglienza. Il nostro studio non si è basato sulle condizioni di accoglienza, però in molti paesi europei abbiamo trovato esempi di episodi omofobici e transfobici nei centri di accoglienza. Scusate. Quindi abbiamo trovato esempi di violenza nei centri di detenzione e di accoglienza. L'esclusione sociale, molestie verbali e fisiche e anche addirittura a volte violenza sessuale, in particolare di solito da altri richiedenti asilo o dal personale di questi centri. Dovremmo avere un sistema appropriato di reclamo per affrontare questi problemi. Inoltre, bisognerebbe poter trasferire le persone vittime di questi abusi in un'altra località, o anzi, trasferire coloro che perpetuano queste violenze in un altro posto. E questo trasferimento, e questa possibilità del trasferimento dei perpetuatori è attuata in Finlandia e in Belgio. Ho quasi finito. Grazie mille per il vostro ascolto, grazie all'interprete. Spero che il nostro lavoro vi sia utile per le vostre conferenze da qui a ora. Avete visto? No. C'è l'audio? Sì. Le slide che avete visto si trovano, sono le raccomandazioni alcune delle raccomandazioni del report, e quindi le trovate anche nel fascicolo che avete con voi, o comunque le troverete in internet. Prima della pausa caffè, che è tra pochissimo, se volete. Abbiamo un po' di tempo per alcune domande o per un dibattito. Prego, c'è un microfono che gira? O deve venire qui? Credo che debba venire qui. Nel frattempo cerchiamo di recuperare un microfono portatile.